Minchia, è da un matto, non di questa discussione. Ti diamo i microfoni. Buongiorno consiglieri e consigliere, che quanti siamo? Possiamo aprire? Sì. Buona giornata. Presidente, è già stata avviata la registrazione. Ah, mi scuso con tutti quanti. Allora, avete già fatto l'appello o no, mi pare? No, l'appello ancora si deve fare. Allora, buongiorno, ripeto, oggi 10 novembre 2020. Diamo avvio ai lavori del Consiglio della Prima Circoscrizione con l'appello nominale. Prego, dottore Militello. Sì, buongiorno. Castiglia. Presente. Nicolao. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Imperiale. Presente. Peter Resi. Buongiorno, presente, accetto la registrazione. Randazzo. Buongiorno a tutti, presenti, accetto la registrazione. Sorci. Accetto la registrazione, presente. Tramuto. Valenti. Venturella. Presente, accetto la registrazione. Vetrano. Allora, presidente, ci sono 7 presenti. Sì, visto il numero legale, dichiariamo aperta la seduta, nominiamo tre scrutatori. Allora, il consigliere Sorci, la consigliera Venturella e il consigliere Imperiale. Approvazione per appello nominale, prego, dottore Militello. Castiglia. Favorevole. Nicolao. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Peter Resi. Peter Resi. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Valenti. Venturella. Favorevole. Vetrano. Buongiorno, presente. Io sono favorevole, ma vorrei capire e comprendere chi sono gli scrutatori. Sorci, Venturella ed Imperiale. Mai scelta fu più migliore, mai migliore scelta di questa. Favorevole, grazie. Allora, consigliere Peter Resi, come vota? È collegata ma non vota. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 7 votanti, tutti favorevoli, presidente. Ok, allora, possiamo aprire i lavori. Allora, io volevo una notazione tecnica. Io vi sento veramente piano. Sono io o è un problema che è condiviso anche da altri? No, io noi siamo molto delicati e la approcciamo con delicatezza. Dico, voi sentite tutti bene, giusto? Scusate, purtroppo diciamo abbiamo... Aumenta il volume del tuo dispositivo, presidente. No, 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 io per esempio il signor Rocco io la sento benissimo, il dottore, dottor Militello invece lo sento molto basso. Vabbè. Forse è un problema del mio telefono.
Va bene, scusate, purtroppo poco fa non riuscivo, non lo so, questo dispositivo non mi si attivava la schermata, non si riusciva completamente a vedere. Poi posso fare una comunicazione, Presidente, appena finisce? Sì, sì, prego, consigliera Fidarresti. Sì, vorrei ricordare Paolo Spinoso, docente di scienze naturali del Regina Margherita, che da circa 4 giorni ci ha lasciato, è morto per causa Covid, è una persona veramente cara a cui tenevo, è una persona che si distingueva nel suo lavoro, infatti sono stati tantissimi messaggi di vicinanza e di cordoglio da parte dei colleghi e da parte anche dei ragazzi. Una persona che si è sempre impegnata con tanta passione, infatti alcuni ragazzi lo ricordano proprio come guida nella sua semplicità dell'essere, è come proprio una persona meravigliosa, quindi volevo ricordarlo, e in questo momento è fondamentale anche porre l'attenzione su questo, perché molte volte siamo presi da tante cose, sfuggono veramente le cose importanti. Grazie, Presidente. Grazie, consigliera Pitarresi. Ovviamente mi unisco, io non conoscevo il professore, però come si dice in questi casi, molti amici in comune, molte situazioni comuni, ho letto di una persona molto attenta e molto soprattutto come dire, prossima al dialogo e al confronto con gli studenti, che è la cosa che a volte purtroppo non è così immediata, ecco, nella categoria. A volte invece si ha una distanza, invece questo docente scomparso per il Covid aveva probabilmente qualche altro piccolo problema di salute, però insomma il Covid lo ha definitivamente portato via, quindi insomma questo è un altro di quei segnali importanti che dobbiamo stare attenti, dobbiamo occuparci della salute senza tralasciare nulla, ma questa è la fase più delicata, insomma, probabilmente per quel che riguarda la pandemia, quindi insomma dobbiamo stare molto ma molto attenti. Io condanno profondamente le sceneggiate di personaggi che sono venuti fuori dai social, che vanno in spiaggia a fare balletti, a dire che il Covid non esiste. Insomma, io penso che siamo veramente in una situazione molto delicata, con un carico di stanchezza e di ansie che la popolazione a stento regge. Non è marzo, dove il paese era compatto rispetto alla risposta, quindi siamo in una fase molto molto delicata. E siamo anche in una fase in cui è possibile che da qui a qualche giorno si vada incontro a una nuova a un nuovo lockdown vero e proprio. Quindi insomma mi unisco al ricordo del professore. Mi sfugge il cognome, consigliera Pitarresi, mi perdoni. Paolo Spinoso. Spinoso, sì, esatto, ricordavo male. Morgamento. Del professore Spinoso, e insomma e a tutte le persone e le famiglie che in questo momento stanno vivendo un dramma nel dramma, che è quello di avere visto un parente o una persona cara scomparsa proprio per il Covid-19. Se non ci sono ulteriori comunicazioni, diamo avvio ai lavori d'aula. Sì, dottore Militello, possiamo... Dottore Militello? Sì, Presidente, possiamo leggere il verbale di ieri o andare avanti con l'emozione? Allora, il verbale di ieri, così andiamo avanti, esatto, e poi andiamo con l'ordine del giorno. Buongiorno a tutti. Allora, invito il signor Rocca a dare lettura del verbale di ieri.
Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Il verbale di oggi da leggere e da approvare è il verbale numero 144 della seduta di consiglio del 9-11-2020. L'anno 2020, il giorno 9 del mese di novembre, si è adunato in seduta ordinaria, giusto avviso del Presidente protocollo 273-2020 del 30-10-2020. Il consiglio della prima circoscrizione in modalità videoconferenza mediante collegamento telematico a distanza resta inteso che il luogo della riunione è da intendersi convenzionalmente presso locale la prima circoscrizione, sito in Piazza Giulio Cesare 52. La pubblicità della seduta verrà garantita alla registrazione della stessa e della sua pubblicazione ad opera del webmaster sul canale YouTube. Presiede il Presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia, assiste in qualità di segretario dottore Francesco Militello, funzionario amministrativo della prima circoscrizione, coadiuvato il signor Rocco Salvatore. Alle ore 9.38 il segretario procede all'appello nominale. Oltre al Presidente risultano presenti i consiglieri Nicola Antonio, Pitarresi Maria, Randazzo Giuseppe, Sorci Salvatore, Tramuto Francesco, Valente Antonino, Venturella Tiziano. Totale presenti è pari a 8. Presidente Castiglia procede alla nomina degli scrutatori e propone ai consiglieri Valente, Venturella e Randazzo. L'Aula approva. Presidente Castiglia fa riferimento alla situazione delicata che sta vivendo la città a causa dell'emergenza sanitaria, che comporta anche l'impossibilità di incontrare i cittadini con i consigli di strada. Invita i consiglieri a dare comunicazione al residente che i tre consigli di strada programmati sono rinviati e fa presente come sia comunque possibile affrontare diverse tematiche tramite la riunione online. Alle ore 9.43 partecipa ai lavori il consigliere Imperiale. Presidente Castiglia pone in trattazione il verbale numero 143 del 6-11-2020 che viene letto dal signor Rocco. Durante la lettura del verbale partecipa ai lavori la consigliera Vetrano. Terminata la lettura alle ore 9.56 il verbale 143 del 6-10-2020 viene posto in votazione ed approvato all'unanimità. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto numero 1 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Imperiale, avente ad oggetto eliminazione gestini, getta carta in piazza San Francesco Saveri. Imperiale chiede di trattarla successivamente perché sta seguendo un'attività che gli impedisce di illustrare l'atto. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto numero 3 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Tramuto, avente ad oggetto intervento urgente pulizia caditoie via Filippone. Signor Rocco dà lettura della mozione. Tramuto illustra la mozione all'Aula con la quale chiede la pulizia delle caditoie in via Filippone, in quanto quando piove si creano degli allagamenti soprattutto nei magazzini a pian terreno e nella struttura alla quale si svolge attività ludico-ricreative il centro madre Serafina Farolfi, tra virgolette Filippone. Ritiene che vi sia anche un problema nella rete fognaria e una volta effettuata la pulizia delle caditoie si occuperà di fare verificare ad AMAP se vi sono occlusioni. Valente è d'accordo con la mozione e si augura che il problema venga risolto al più presto per evitare i danni che possono causare possibili piogge copiose. Randazzo ritiene urgente l'intervento visto approssimarsi alla stagione invernale. Alle ore 10.02 la mozione scritta al punto numero 3 degli atti ispettivi viene posta in votazione e approvata all'unanimità. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto numero 4 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Tramuto, avente ad oggetto il ritiro sfabbricidi Piazza degli Aragonesi. Signor Rocco dà lettura della mozione. Tramuto illustra la mozione all'Aula con la quale chiede di bonificare Piazza degli Aragonesi, un sito che è rimasto escluso all'operazione dell'8 ottobre corrente per rimuovere le discariche abusive di ingombranti e sfabbricidi. Ritiene necessario fare un passaggio con RAP per completare la pulizia dei siti che non si è riusciti a bonificare con l'intervento dell'8 ottobre. Fa presente come a Piazzetta d'Ossuna i residenti abbiano messo un albero al posto degli sfabbricidi rimossi dall'amministrazione. Segnale che la gente vuole prendere cura degli spazi pubblici. Presidente Castiglia sottolinea l'importanza di coinvolgere i cittadini nelle iniziative che si portano avanti, in quanto la loro partecipazione e condivisione genera risposte, come quella riportata al consigliere Tramuto. Fa presente come attualmente a causa delle restrizioni imposte all'emergenza sanitaria non sia possibile organizzare azioni come quella dell'8 ottobre. Ricorda che comunque RAP e servizio ambiente devono continuare a lavorare per mantenere la pulizia e il decoro della città. Ricorda alla segreteria amministrativa che la mozione una volta approvata deve essere trasmessa al servizio ambiente e che deve chiedere a RAP di valutare i materiali e predisporre un preventivo per la sua rimozione. Ritiene che
si debba intervenire subito, perché anche la presenza di una quantità minima di rifiuti spinge altri cittadini all'abbandono di altri rifiuti, con conseguenze creazione di una scarica abusiva. Sorci condivide la mozione presentata al consigliere Tramuta e ritiene necessario che l'amministrazione faccia la sua parte e garantisca i servizi ai cittadini, avendo contezza delle proprie responsabilità, soprattutto nel periodo particolare che si sta attraversando a causa dell'emergenza sanitaria, in quanto solo in questo caso si potrà contestare ad altri la responsabilità per ciò che non funziona. Si augura che l'intervento venga realizzato al più presto. Alle ore 10:13 la mozione scritta al punto numero 4 e gli atti ispettivi viene posta in votazione ed approvata all'unanimità. Presidente Castiglia pone in trattazione il punto numero 6 degli atti ispettivi, mozione urgente presentata al consigliere Sorci, avente ad oggetto di soclusione Tommini in piazza Bologna. Signor Rocco dà lettura della mozione. Sorci illustra la mozione con quale chiede la disoclusione dei Tommini in piazza Bologna per evitare allagamenti in seguito alle piogge e le lamentele dei cittadini. Randazzo ritiene che sia il momento ideale per intervenire, tenuto conto che il tempo è ancora mite. Alle ore 10:18 la mozione scritta al punto numero 6 degli atti ispettivi viene posta in votazione e approvata all'unanimità. Alle ore 10:19 il presidente Castiglia sospende la seduta per 10 minuti. Alle ore 10:50 il presidente Castiglia invita il segretario a fare l'appello. Risultano presenti oltre al presidente, consigliere Randazzo e Vetrano. Il totale presente è pari a 3. Verificata l'assenza del numero locale, vista la presenza di soli 3 consiglieri, il presidente Castiglia sospende i lavori e rinvia la seduta di un'ora. Alle ore 11:50 il presidente Castiglia invita il segretario a fare l'appello. Risulta presente solo il presidente. Non essendo stato raggiunto il numero legale, il presidente Castiglia chiude definitivamente i lavori. Segretario dottor Francesco Menitello e presidente Massimo Castiglia. Prego, presidente Castiglia, a lei la parola. Sì, se non ci sono particolari indicazioni dall'aula, mettiamo in votazione il verbale numero 144. Prego, dottore Nitello. Castiglia. Favorevole. Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 10 votanti, tutti favorevoli. Sì, se il... Confermo, come scrittore confermo. Ok. Allora, io chiedo al vicepresidente di sostituirmi. D'accordo. Consigliere Nicolao. D'accordo, presidente. Grazie, vicepresidente, buon lavoro. Ci aggiorniamo, spero, più tardi. Prego. Dottore Meritello. Sentiamo parlare. Sì, sì, presidente. Possiamo passare all'ordine del giorno in ordine cronologico, la mozione seguente. Sì, ieri avevamo accantonato la mozione numero 1 perché il consigliere imperiale era impegnato e non la poteva trattare, quindi ci sarebbe quella. Quindi allora, invito il signor Rocco a metterla in home page, sì. Sì, già fatto. Presidente, chiedo la parola. Sì, leggiamo la mozione, per favore. Chiedo la parola. Leggiamo la mozione e dopo il capogruppo imperiale avrà tutta la... Io chiedo che venga nuovamente accantonata per trattarla il prossimo mese, presidente. Ma allora, a questo punto, niente, non vale la pena neanche leggerla. Allora, accantonata, andiamo avanti. Il numero viene. Sì, e allora... Numero 8. Sì, mozione numero 8 presentata dal consigliere Sorci, via Epicarmo, posizionamento paletti dissuasori. Invito il signor Rocco a leggerlo.
Allora, la mozione che stiamo trattando è la mozione urgente presentata dal consigliere Sorci, oggetto via Picarno, posizionamento paletti dissuasori. Oggi tale via è posteggio per molte auto, lato destro salendo da piazza Olivella. Si fa presente che, essendo l'unica arteria percorribile per entrare e uscire da piazza Olivella, le strade limitrofe dovrebbe essere libera e non diventare causa di litigio tra gli automobilisti. Sarebbe opportuno quindi mettere dei dissuasori per impedire il posteggio delle auto e creare un passaggio per i pedoni. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione ad attivarsi presso gli organi competenti. Palermo, 27 ottobre 2020. Firmata Salvatore Sorci, acquisita dall'ufficio il 30/10/2020 col protocollo 104-78-92. Prego, Presidente. Prego, Capogruppo Sorci. Sì, Presidente, grazie. La via Picarno è quella che costeggia le poste centrali di via Roma. È la strada che, appunto, salendo porta a piazza Olivella, e la stessa poi serve per uscire dalle strade limitrofe e da piazza Olivella stessa. Per cui è un doppio senso, però con una strada che è un budello. Spesso, anzi normalmente, le auto vengono posteggiate sulla destra salendo, costringendo così stringendo così ulteriormente l'arteria che dovrebbe servire per entrare e uscire dalla piazza di cui stiamo parlando. Quindi questo posteggio è vietato perché non c'è la distanza tra il muro e l'auto, che dovrebbe essere un metro, però mai io ho visto una multa su un parabrezza, per cui ritengo che forse i vigili non se ne accorgano di questa mancanza. Però mi accorgo più spesso che automobilisti litigano perché uno entra, uno esce, quindi l'altro pretende che fa indietro. Là, dico, succede quello che succede sempre in questi casi, che nessuno vuole andare a retrocedere, nessuno vuole retrocedere. Per cui è opportuno forse mettere dei paletti, creare un passaggio pedonale e impedire così alle auto di posteggiare sulla destra salendo. È una richiesta che io faccio attraverso la mozione che ho presentato e spero che ciò venga fatto per evitare appunto antipatiche situazioni tra automobilisti, eccetera. Grazie, Presidente. Grazie a lei. Interventi sulla mozione del capogruppo Sorci? Posso, Presidente? Prego, consigliere Randazzo. No, semplicemente volevo dire che ha fatto veramente un'analisi perfetta, la condivido al 100%. Grazie. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, mettiamo la mozione in votazione. Castiglia Nicolao. Presidente, come vota? Non ho sentito. Ah sì, mi scusi, favorevole. Imperiale. Favorevole. Peter Resi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramutto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 9 votanti, tutti favorevoli. Perfetto, allora la mozione in condivisione con Sorci, Venturella, Imperiale, con i votori, è stata approvata. Confermo. Presidente, mi assento 5 minuti. Presidente, chiedo un prelievo. Prego. Chiedo un prelievo con la...
il consigliere Randazzo e con il consigliere Nicolao. La mozione è la numero 35. Mettiamo in votazione il prelievo chiesto dalla consigliera Ventivella insieme al consigliere Randazzo e Nicolao. Prego. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Scusi, dottore Militello. Sì. La Sorci se n'è andato, ha detto si allontana 5 minuti. Sì. Allora dobbiamo mettere in votazione la sostituzione dello scrutatore prima di mettere in votazione. No, no, ho finito di parlare, sono rientrato. Ah, vabbè, allora. Ok. Sorci, favorevole a prelievo? Sì. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Allora, presidente, 9 votanti, tutti favorevoli al prelievo. Perfetto, allora il prelievo è stato approvato. Posso dare lettura, presidente? No, mi pare che la legge il signor Rocco e poi lei la relaziona. Ah, va bene. Allora, la mozione, come abbiamo detto, che è al punto numero 35 all'ordine del giorno, è stata presentata alla consigliera Venturella. Ha per oggetto cantiere fermo nel sottopasso di via Crispi e stato di degrado dello stesso. La mozione qui presentata vuole richiamare l'attenzione sullo stato in cui versa il sottopasso di via Crispi e ricade per il tratto da piazza 13 vittime a via Cala nella nostra circoscrizione. Il tratto di sottopasso in direzione di marcia verso il porto all'altezza di piazza citata della piazza citata presenta un cantiere in cui sono fermi da diverso tempo con la recinzione diverte abbattute. Ma che i cui lavori? I cui lavori? Sono fermi da diverso tempo. Tale cantiere, che restringe notevolmente la carreggiata per un tratto, rappresenta un pericolo in quanto manca di segnaletica e adeguata manutenzione cantieristica ed un ulteriore ostacolo alla già difficile viabilità della zona, sempre più intasata da tirri che transitano massivi a tutte le ore del giorno, creando rallentamenti nella circolazione. Si richiama inoltre l'attenzione sullo stato di abbandono in cui versano le pareti dello stesso, scrostate e fatiscenti. Si chiede pertanto di voler risolvere tutte le criticità presenti in detto sottopasso, portando a termine i lavori cantieristici e provvedendo ad ogni risorsa a disposizione dell'amministrazione alla manutenzione e ripulitura delle pareti. Si impegna il presidente della prima circoscrizione ad attivarsi presso l'assessorato al decoro, assessorato mobilità e traffico. Palermo, 29 ottobre 2020, firma Tiziana Venturella. Protocollo del nostro ufficio 124 77 62 del 30/10/2020. Presidente Venturella. Sì, presidente, credo insomma che l'esposizione della mozione sia esaustiva, penso che abbiate tutti quanti presente il tratto a cui mi riferisco, il cui cantiere tra l'altro non è attivo e le cui recinzioni sono divelte creano un pericolo. Grazie. Sicuramente alla viabilità, e così come ho esposto un rallentamento di un tratto che è diventato abbastanza nevralgico, tanto più che così come ho citato nel testo della mozione, la via Cala, via Crispi soprattutto, è transitata quotidianamente da mezzi pesanti che fruiscono ovviamente del porto come luogo di imbarco e sbarco, pertanto si crea un notevole intasamento in detta via. Al cantiere quindi abbandonato ho voluto segnalare contestualmente lo stato di degrado in cui versa il sottopasso,
quindi con le pareti scrostate, pertanto la mia richiesta è quella di provvedere attraverso risorse e mezzi ovviamente che possano effettuare tale lavoro, anche la risistemazione del sottopasso, considerato che comunque è una strada anche abbastanza battuta ed è anche a parte insomma a rischio pericolo, perché non sappiamo queste pareti, questo calcinaccio che può cadere, insomma anche decisamente brutta da vedere, da percorrere, veramente in stato di degrado. Quindi la mia richiesta è quella di intervenire con tutte le risorse cui si può fare appello. Io ho messo all'oggetto, diciamo, di attivazione, poi il presidente può consigliarmi anche di aggiungere altri eventuali destinatari, come possono essere il COIME o anche l'assessorato alle opere pubbliche, ovviamente, per attivarsi a tal fine. Ho concluso, presidente. Sì, assolutamente sì, sicuramente andrebbe inviata anche all'assessore Prestigiacomo, opere pubbliche, città storica, insomma, sì. Va bene, comunque. Interventi sulla mozione? Posso, presidente? Prego, consigliere Randazzo. Presidente, questa è una bella mozione da bomba, perché praticamente chi di competenza si deve adoperare da subito, perché giornalmente c'è intasamento. Poi io vorrei capire una cosa, ma perché non mettono della segnaletica in questo momento? Ma la cosa più bella sarebbe la cosa più bella se cominciassero a lavorare, perché già da diverso tempo qua è veramente è un incubo per chi viaggia, per chi ci passa. Complimenti alla consigliera Venturella, bellissima mozione, grazie. Interventi sulla mozione Venturella. Presidente, posso? Prego, consigliere Tramonti. Sì, volevo dire una cosa. Io credo che l'area di cantiere sia stata montata esclusivamente per delimitare quella parte di parete che si scrostava nel tempo, quindi venivano a cadere calcinacci e altre cose attaccate alla parete. Purtroppo cosa succede? Quando succede una cosa del genere, il primo pensiero è quello di mettere in sicurezza e delimitare, ma quello varrebbe almeno 7-8 mesi. Si sente male, consigliere Tramonti. Il consigliere Tramonti si sente male. Mi sentite? Prego, sì, consigliere Tramonti. Prego. Ah, stavo dicendo, comunque credo che ci sia che sia il cantiere sia stato fatto esclusivamente per delimitare la caduta dei calcinacci. È sempre opportuno riprendere queste opere il prima possibile, perché sappiamo che nel tempo più vengono lasciate alle intemperie, non vengono riprese, più il problema si aumenta e si crea, perché giustamente poi il ferro è esposto alle intemperie e quindi gonfia ancora di più e crea ancora più problemi alle pareti. Quindi credo che sia opportuno ripristinarle il prima possibile. Si sta parlando sottopasso la via di Tredici Vette, ma da Patani che ha 8 mesi. No, si sta parlando. No, scusa. Consigliere Tramuto, ha terminato l'intervento? Sì, presidente, ho terminato. Ci sono altri interventi? Presidente. No, va bene così, è giusto che venga ripristinato, che venga sistemato il sottopasso e che sia decoroso, è sicuro per la gente che vi passa, è normale che tutto questo accada in tempi brevi, speriamo che ciò accada appunto presto e si ridia la sicurezza ai cittadini, che è la cosa più importante. Ho finito, presidente. Vedo parola, presidente. Allora, se non ci sono altri interventi, vedo parola, presidente. Prego, consigliere Valenti. Dico, presidente, grazie. Dico, sono d'accordo con quanto detto dai miei colleghi.
Mi auguro che potesse risolvere il problema e la voto favorevole. Ci sono altri interventi? Presidente. Prego, capogruppo. Presidente, condivido la mozione e mi auguro che l'amministrazione possa intervenire il prima possibile. Ok. Allora, se non ci sono altri interventi, prego. No, volevo aggiungere, Presidente, un'ultima cosa. Io quello che mi auguro è che cioè, non chiedo che venga ripristinata la sicuramente la recinzione di messa in sicurezza, perché ovviamente non è il lavoro che viene richiesto e necessario. Dico, a prescindere dal fatto che attualmente rappresenta un pericolo perché è divelta, quindi tra il vento, tra eventuali spostamenti causati anche da vetture, che non so cosa sia successo, dico, a parte la pericolosità del momento, non è la rimessa in sicurezza del cantiere quello che viene chiesto, questo lo voglio sottolineare, ma la sua risoluzione. Grazie, Presidente. Prego. Allora, dottore Militello, credo che si possa mettere in votazione. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Presidente, 9 votanti, tutti favorevoli. Allora, la mozione è stata approvata in condivisione degli spettatori Randazzo, Socci e Venturella. Possiamo andare avanti. Confermo. Volevo chiedere una cosa, se è possibile. Prego. A proposito di una mozione presentata tempo fa e deliberata tempo fa in riferimento alla piazzetta San Salvatore, se sono arrivate le risposte dell'AMAP, dell'AMAT e dei vigili urbani. Questo lo chiedo al signor Rocco, se ne ha conoscenza. Adesso cercheremo se ci sono state delle risposte da parte di questi uffici competenti. Grazie. La piazzetta San Salvatore. Sì, grazie. Va bene. Andiamo per ordine cronologico, altra mozione. Sorci. Sì. Punto 9 all'ordine del giorno. Invito il signor Rocco a metterle in un peggio a leggerle. Allora, la mozione che stiamo per trattare è al punto numero 9, è la mozione presentata al consigliere Sorci, è una mozione urgente che ha per oggetto incontro con chi si occupa del personale comunale. Questo incontro per capire come si sta proteggendo la salute dei dipendenti ed è in particolar modo di chi fa un lavoro esterno che li mette a rischio di contagio e di contagiare. Si impegna il Presidente della prima circoscrizione a attivarsi presso gli organi competenti. Palermo 30 ottobre 2020, firmato di nuovo Salvatore Sorci. Il nostro protocollo è 124-78-67 del 30-10-2020. Prego, Presidente Nicolao. Prego, Capogruppo Sorci. Sì, in sincerità io non so chi debba parlare appunto della sicurezza dei propri dipendenti. Ritengo che qualcuno dell'ufficio del personale, ma è secondo me necessario farlo all'interno di una struttura pubblica che riceve gente e sta con... in particolar modo, per esempio, i messi notificatori, non so se oggi si continua a notificare, però questi vanno incontro al contagio che per ora si deve assolutamente evitare. Di che in ogni caso si deve fare in modo che questa gente venga controllata per evitare che si recandosi presso terzi possa contagiare. Dico, io questa domanda la farei a chi di competenza e ne gradirei la risposta. Dico, spero che questo tipo di intervento presso
il proprio personale sia stato fatto o che si faccia se non lo è stato fatto, però che si faccia certamente, perché noi siamo i primi che dobbiamo garantire la salute degli altri e dei propri dipendenti. Grazie Presidente. Grazie a lei. Interventi sulla mozione del capogruppo Sorci? Oggi siamo tutti silenti, oggi non c'è voglia di parlare. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la mozione del capogruppo Forza. Presidente. Prego, prego capogruppo. Presidente, capogruppo. Io credo che la mozione del consigliere Sorci sia importantissima, perché fondamentalmente in questi ultimi tempi abbiamo sentito di ulteriori contagi all'ufficio attività produttive, è successo alla stazione centrale, a Piazza Giulio Cesare 52, quindi secondo me è importante sapere come si intende procedere per eventuale contenimento del Covid-19, senza tralasciare il fatto che c'è una nota, c'è un decreto ministeriale che impone alle amministrazioni di mettere l'80% in smart working. Quindi pertanto io condivido la mozione e mi complimento con la mozione presentata dal consigliere Sorci, perché va a salvaguardare sia i lavoratori dipendenti che l'incolumità dei cittadini che vanno nei vari uffici per presentare determinate documentazioni. Ho concluso, Presidente. Bene, sì. Altri interventi? Desideravo solo un piccolo, una piccola. Aspetta, vediamo se ci sono interventi, e poi fa la replica. Chiedo scusa, Presidente, sono distratto. Nessun intervento? Allora, prego, capogruppo. Dico, perché il fatto che un dipendente comunale, a secondo tipo di attività che svolge all'interno del comune, sia contagiato. Il fatto che sia contagiato e che poi risulti positivo deve mettere in quarantena le altre persone che gli sono state vicine, per cui diventa un disastro già il personale è quello che è molto insufficiente. Se poi accadono di questi eventi diventa ancora più problematica la cosa, per cui è importante prevenire piuttosto che fare in modo che gli altri si ammalino. Tutto qua. Allora, mettiamo in votazione la mozione del capogruppo Sorci. Prego. Castiglia, Nicolao. Favorevole. Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Venturella. Favorevole. Vetrano. Favorevole. Allora, Presidente, 8 votanti e tutti favorevoli. Bene, allora la mozione del capogruppo Sorci è stata approvata in condivisione con gli ispiratori Sorci, Venturella e Imperiale. Andiamo avanti con i lavori d'aula. Mozione del sì, allora, punto 11 all'ordine del giorno. Mi allontano, buona giornata a tutti. Sono scrutatore. Buona giornata. Allora, quindi lo ero, grazie. Allora, mettiamo in votazione la sostituzione del capogruppo Sorci, che era scrutatore, e consigliere. Io sono scrutatore, ma mi dispiace, devo lasciare l'aula. E allora, ne dobbiamo sostituire due, Valenti per Sorci e Tramuto per Imperiale. Presidente, perdoni, lascio anch'io l'aula per un sopralluogo. In questo momento non è presente. Niente, facciamo la verifica del numero legale, dottore Militello, facciamo prima. Castiglia, Nicolao. Presente. Imperiale.
Pitarresi. Presente. Randazzo. Presidente, non mi hanno dato il tempo di parlare, ma ho un sopralluogo pure io, chiedo scusi. Quindi Randazzo risulta assente. Perfetto, arrivederci. Sorci. Tramuto. Presente. Valenti. Venturella. Presente. Vetrano. Allora, presidente, ci sono solo quattro presenti. Constatata l'insufficienza del numero legale, la seduta è slittata da 60 minuti, così come dal regolamento, la videoconferenza non dovrà essere interrotta. Alle ore 11:22 ci sarà un altro appello. Grazie, buona giornata.
Mi sentite? Sì, Presidente. Allora, procediamo con l'appello. Riaprire i lavori. Castiglia. Presente. Nicolao. Imperiale. Pitarresi. Randazzo. Sorci. Tramuto. Valenti. Venturella. Vetrano. Presidente, è presente solo lei. Il microfono, Presidente. Visto l'assenza del numero legale, i lavori sono aggiornati a domani. Una buona giornata.